Il bilancio sociale 2010 del gruppo Fileni oramai è un appuntamento importante per conoscere l'azienda. Quest'anno è stato focalizzato sul tema della sicurezza, sicurezza del prodotto, sul lavoro, l'impegno per la sostenibilità ambientale e il benessere animale. Quanto conta l'attenzione all'ambiente nel lavoro del vostro gruppo? Conta moltissimo, conterà sempre di più, conta già da almeno 10 anni, da quando abbiamo fatto una scelta inequivoca in tempi non sospetti per il bio. E da 2 anni almeno a questa parte conta moltissimo. E il fotovoltaico che avete installato sui vari impianti, come è stato preso anche un po' dalle altre aziende, è stato preso ad esempio da altri? No, il fotovoltaico è una scelta logica, relativamente semplice, ma comunque che va nella direzione giusta. Ed è solo la prima scelta e quella più semplice che abbiamo fatto. Faremo iniziative più complesse che hanno benefici anche più importanti per l'ambiente, per l'efficienza dell'azienda e anche per il contesto sociale e il contesto ambientale. E poi nessun pericolo per i cittadini che abitano in prossimità degli allevamenti avicoli? Assolutamente nessuno. Io, come tanti altri della mia famiglia addirittura o dei nostri collaboratori, viviamo vicinissimo ad allevamenti da decenni. Molti di noi, di quelli che non lo sanno, passano costantemente, passeggiano, vanno in bicicletta, vanno in macchina vicino ad allevamenti e neanche se ne rendono conto. L'allevamento non è inquinante e sotto certe condizioni non è nemmeno fastidioso, diciamo così, per odori o per polveri. Sotto le condizioni che noi già abbiamo messo in piedi e che si possono già vedere normalmente sul nostro territorio.